Terza ed ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport, sempre con Enzo Tambora. Enzo, oggi in radio il collega Antonello Raimondo ha lanciato poi una provocazione, ha detto: io fossi in Montemurro rinvierei ogni discorso a gennaio, visti anche i tempi ristretti. Non so se sei d'accordo anche con questa, chissà. Proprio Sì, io penso sempre al Bari che scende in campo ed è competitivo. Quindi parto da questo presupposto. Non so se noi dovessero restare così le cose a gennaio dove ci ritroveremo, però c'è un limite a tutto in una trattativa. Io credo che, insomma, Montemurro sta dimostrando di avere una pazienza straordinaria. Sì. Perché sta comprando una squadra con punti di penalizzazione, con un capitano che rischia una squalifica per illecito, con una serie di problemi reali, però sta lì, non molla, non molla e sta lì e bisogna comunque sottolineare questo aspetto. Dall'altra parte c'è una società che manifesta una difficoltà enorme. Ma che vende cara la pelle, nel senso che se la gioca sino in Non fondo. cede un millimetro. Ma questo ci può stare? Io dico che questa è una trattativa, ci sta. Però considerate le premesse, non è una trattativa che può fallire. Se fallisse sarebbe scandaloso, Sì. obiettivamente. È una trattativa che deve andare in porto. Anche l'ultimo minuto del giorno 15 di sabato, ma deve andare in porto perché, date le premesse, non è una trattativa che può fallire. Non ha senso. Cioè, sarebbe davvero tragicomico se fallisse una trattativa del genere. Quindi, entro le 24 di sabato deve accadere qualcosa perché altrimenti non avrebbe, avuto senso tutto quello che è accaduto. A questo punto verrebbe da ripensare anche su altre trattative. Non dimentichiamo che anche in altre situazioni il potenziale compratore si è sentito ad un passo dal Bari. Io non Sì, posso mai dimenticare vero. le frasi di quelli della Meliam che erano Sì. convinti di aver Dopo una preso serie di il comunicati Bari. congiunti anche Allora, fermo tra le parti. restando che questa è una trattativa, l'ha detto anche Matarrese, diversa perché Diversa, hanno sì. trovato un interlocutore diverso. Però adesso bisogna andare, bisogna mettere la Bisogna nave, concludere. bisogna far entrare la nave in porto, non può restare Assolutamente. fuori la nave se non affonda, non c'è dubbio. Ecco perché io dico, perché comunque a me sta a cuore il Bari, cioè a me sta a cuore il Bari, cioè quando si pensi che da una parte, dall'altra, Matarrese, Montemurro, a me sta a cuore il Bari. E in questo momento la migliore soluzione possibile è che il Bari finisca nelle mani di chi ha voglia evidentemente di fare qualcosa. I Matarrese non hanno più voglia di far nulla. Si è capito? No, è così, Si è lo capito, hanno detto si è loro capito, stessi. chiaramente, l'hanno detto loro stessi, non lo sto dicendo io. Quindi il Bari deve finire nelle mani di chi amorevolmente proverà a farlo guarire, perché il Bari oggi è malatissimo. Il Bari oggi è malatissimo. Il Bari si è salvato per opera dello Spirito Santo, per il grande lavoro fatto negli ultimi due campionati da un allenatore molto bravo, da un direttore sportivo che si è impegnato affinché la squadra fosse competitiva, ma si è salvato con degli espedienti, tanto per Non può andare sempre intenderci. bene, Una squadra questo. si salva e ha vita lunga quando ha una società che alle spalle agisce con passione, con amore e anche con danaro, per Sì. carità. Nel calcio ci vogliono i soldi veri, non è Sì, che ci poi vuole ci vuole l'onda. ambizione, ci vuole un progetto poi concreto alle Assolutamente. spalle. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Buon pomeriggio Cristian, saluto anche Enzo, sono Marco da Ciao Bari. Marco. Ciao. Io quello, diciamo, mi sono ripetuto più volte in trasmissione, cioè il punto chiave è l'affermazione di Antonio Matarrese quando definisce il Bari da figlia femmina a croce sulla schiena sanguinante. Nel momento in cui c'è stata questa traslazione della nostra, sottolineo, squadra di calcio da figlia femmina a croce su una schiena sanguinante, loro non hanno più nessuna facoltà di rinunciare a questa trattativa. Qualunque sia la dilazione dell'offerta di Montemurro, loro non possono, non hanno più la facoltà di rinunciare. Perché è vero che va tutelata va tutelato il venditore, però qua c'è anche un'intera città che va tutelata. Qua stiamo parlando di una squadra di calcio che fino a prova contraria rappresenta la mia città. E quando il Bari è stato implicato nel calcio scommesse, la vergogna la porto io tifoso del Bari me la porto addosso quest'onta da adesso fino nei secoli dei Oh, è secoli alto che Montemurro, guarda, appena entra l'ascensore, ho visto che sì, hai ragione, quello che dici è Quindi assolutamente in vero. questo Guarda, guarda, posso caso. dire una cosa? Bisogna riconoscere i Matarrese che hanno gestito questa società per 35 anni, comunque l'onore delle armi, cioè uscire di scena.
con onore. Ma credo che lo stesso Montemurro voglia rispettare questo, perché in fin dei conti Montemurro è stato tifoso della squadra gestita dai Matarese per tanti Per anni tanti e anni, sa sì. che i Matarese non escono di scena come dei mendicanti, devono uscire di scena come dei Matarese, cioè come degli imprenditori di livello. Però devono uscire di scena, l'hanno detto Questa loro. volta, mai come questa volta, ha un ruolo chiave anche il vostro, cioè è un ruolo chiave anche il vostro, perché non può tentennare. Qua io leggo determinati tuoi colleghi, dei Vabbè, quali non ma voglio adesso. fare il nome, che quasi giustificano un'ipotetica retromarcia da parte della famiglia, cioè non sta né in cielo né in terra. Il Bari è morto, non ha un settore giovanile, non ha più neanche il pullman per andare a vedere le partite. Ma di Grazie, che cosa stiamo parlando? grazie per il tuo intervento, grazie per il tuo Beh, è un po' quello intervento. che stiamo dicendo, insomma, il cambiamento è necessario e inevitabile, cioè, Beh, non può essere. chiaramente, Poi ovviamente però mi sembra daranno che. conto un'intera città se non dovesse Però mi andare in sembra porto che con quasi certa tutti i colleghi, trattativa. però, come dire, ho letto i pezzi degli ultimi giorni, vadano nella Sì, direzione che comunque il sono tutti un po' cambiamento tutti sulla stessa linea, sì. è necessario, indispensabile, forse l'unica soluzione possibile. Dico, Bisogna mai come in questo momento soltanto. devono dar conto un'intera città. È così. Devono dar conto all'intera città, i Matarese da una vita che comunque, diciamo che. Ho la sensazione che loro non interessi molto, francamente, quello che pensa l'opinione pubblica, hanno dimostrato già in tante occasioni. Può essere anche una forza per certi versi non farsi condizionare da quello che Però accade forse anche di all'esterno. interlocutori non particolarmente credibili. Cioè ora magari Però, bisogna ripeto, non voglio fissare. entrare in questo merito perché non è che i Matarese possono cedere perché messi alle strette, no? I Matarese stanno trattando. E il fatto che si vada così per lungo dimostra che stanno trattando da Matarese, cioè cercando di far valere le proprie ragioni. Tutto lecito, tutto normale, tutto regolare, purché alla fine non ci si venga a dire no e no e sì e no e no. No, il Bari deve essere ceduto in questo momento. Il Bari bisogna trovare la forma per cederlo, perché i Matarese hanno già detto quello che dovevano dire. Abbiamo capito tutto, praticamente. E sono certo che l'anno prossimo, se questa cosa non vi importa, noi avremo una squadra di ragazzini, Sarà fondamentalmente, una così, sì. squadra senza né arte né parte. E non è possibile questo, eh? Questo non è possibile, sia ben chiaro, questo non è possibile. Quindi trattate, prendetevi tutto il tempo utile sino a sabato, perché sabato mi sembra che sia la scadenza, però raggiungete il traguardo, va bene? Questo è il mio appello, perché io, il mio Bari, non voglio vederlo morire. Punto. Chiarissimo. Abbiamo un altro ascoltatore in linea. Pronto? Ciao, buonasera, sono Paolo, Ciao saluto la Paolo. Ciao Paolo, audienza. ciao. Devo ritornare solo su una cosa, sul fatto del calcio scommesse. Allora, noi vediamo che Conte, io sono anche simpatizzante della Juve, Conte non viene escluso, Ranocchio viene escluso, vanno a prendere un ragazzo che magari in quei giorni giocava nella primavera del Bari, Strambelli. E poi non si tiene conto questo signor Palazzi, non tiene conto di tutte queste situazioni. Non lo so perché, che vogliono fare? Il Bari solamente deve pagare per tutti. Allora il sindaco, tutto, cioè, oltre a me la città, le istituzioni ci devono dare una mossa. Grazie. Grazie Grazie per il tuo a te. A intervento. proposito, oggi mi pare che il sindaco è intervenuto sulla storia di Chiavi Gillè. Hai letto qualcosa? Sì, pare ovviamente che abbia gradito il gesto di Gillè di riconsegnare le chiavi della città in attesa ovviamente del processo. Quindi staremo a Beh, vedere. aspettiamo il processo perché non Sì, dimentichiamo che infatti, adesso non dobbiamo ora. già far passare tutti per Per condannati. colpevoli, C'è un processo e bisogna aspettare. Io devo dire che faccio fatica a vedere, lo ammetto, in questo momento posso essere un po' impopolare, però faccio fatica a vedere Gillè come un ragazzo negativo, perché l'ho conosciuto a Bari, ho avuto modo di, come dire, di avere un po' a che fare con lui dal punto di vista professionale. Non lo so, è tutto strano, perché Gillè su delle intercettazioni viene detto non possiamo avvicinarci al Bari perché c'è il presidente, fra Sì, virgolette. sembrava Quando proprio parlavano del al di fuori presidente di tutto. parlavano di Gillè. Sai, la cosa è strana, è un po' strana. Cioè, come può uno essere prima considerato una sorta di ultimo baluardo oltre il quale non si poteva andare e E poi poi prima. improvvisamente, francamente io sono molto, questo periodo sono stordito, poi quando leggo che Masiello dice no, non è vero, ho scherzato, l'autogol, non è vero che l'ho fatto apposta. Cioè, ragazzi, qua Non c'è il limite veramente. proprio Non giochiamo al. con la testa delle persone, non giochiamo con la testa dei tifosi, e questo è il mio appello, non giochiamo con la testa dei tifosi, perché se si pensa che i tifosi non abbiano cervello,
siete fuori strada, i tifosi sono tutte persone regolarmente munite di cervello e pensanti. Assolutamente. Quindi non scherziamo con la, come dire, la buona fede della gente che segue il calcio, perché non sono degli stupidi, ma sono degli esseri umani che ci mettono passione, soldi e tempo. Non scherziamo con queste cose e comportiamoci bene a 360 gradi. Noi siamo davvero in chiusura, io ringrazio Enzo Tamborra, grazie anche a voi TV Sport. A domani. Tornerà domani alle 14.30. A domani, ciao. Got a feeling that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna